Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su Superbike 22 per continuare la nostra carriera pilota. Nello scorso episodio, gara 1 qui ad Aragon, abbiamo ottenuto la decima posizione. Non è stata una gara facile, ma siamo riusciti comunque a ottenere i primi punti della carriera e a concludere in top 10. Oggi Super Pole Race e gara 2, sperando di riuscire a ottenere anche dei risultati migliori. Ovviamente non sarà facile. Ci tengo a dire che non ho realizzato il casco perché, ho avuto in realtà delle idee, ho fatto dei tentativi, non c'è ancora nulla che mi convince, quindi preferisco prendermelo un attimino calma, tanto comunque per ora questo Shoei va benissimo. Prima di cominciare con il video io vi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi, è il massimo supporto che potete darmi, davvero mi aiutate tantissimo, a voi non costa assolutamente niente e per me è un aiuto fondamentale, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se vi piacciono i contenuti. Vi invito anche a lasciare un mi piace per darmi un feedback sul vostro chiarimento per questa serie e a seguirmi su Instagram, trovate il link in descrizione, lucernema schermo, oppure vi basta cercare Sbina con una al posto della i. Ragazzi, altro social dove dovreste assolutamente seguirmi, ci sono un sacco di motivi, vi tengo aggiornati, pubblico un sacco di roba anche off topic rispetto a quello che faccio qua su YouTube, ne vale la pena, insomma, fidatevi di me. Detto questo, ci vediamo direttamente nella griglia della Super Pole Race. Ed eccoci qua, griglia di partenza per noi. Allora, partiremo P23 perché questa appunto è la stessa qualifica che ci ha dato la posizione di gara 1, quindi cercheremo in tutti i modi di recuperare. Ovviamente non sarà facile, ma noi ci proveremo. Prima dentro cassa a martello e andiamo. Vediamo subito cosa riusciamo a fare. Freniamo anche prima di quanto ci dice di fare la traiettoria, contatto con tamburini. Ma riusciamo a imporci. Siamo davanti noi per ora. Attenzione, adesso tamburini dall'esterno, prova a resistere. Questa curva qua molto complicata, la facciamo però bene. Va bene così, va bene così, andiamo avanti ora. Oddio, mi si era chiuso, mamma mia. Allora, l'obiettivo è quello di rimanere il più vicini possibile per poi nel rettilineo andare a guadagnare la classica eternità. Insomma, ragazzi, oramai sui bug dobbiamo anche essere in grado di giocarci, ecco, di capirli e di studiarli bene per farli girare anche un po' a nostro vantaggio. Io con le frenaiste gioco comunque, ho ancora dei seri problemi. Qui, se facciamo bene sta parte, ci ritroviamo decimi. Se la facciamo male, rimaniamo qua. No, ho preso il verde. In realtà sembra che io abbia guadagnato, ma ho perso tanto, perché se avessi fatto la curva bene probabilmente sarei arrivato loro, sarei arrivato a loro e l'avrei potuto già attaccare. Invece non lo posso fare. Quindi in realtà abbiamo perso, ma vabbè, giusto l'avvertimento in ogni caso. Adesso qua vediamo sulla linea del traguardo di fine primo giro cosa riusciamo a fare. Ne passiamo uno e poi non esageriamo. Insomma, siamo arrivati anche agli altri, non c'è motivo per rischiare troppo. Cioè, davvero motivo, non serve. Facciamo le cose con calma. I punti sono solamente dalla decima posizione in su qua, mi pare, quindi sarà più complicato ovviamente per noi, ma non ci preoccupiamo. L'obiettivo è fare chilometri e macinare esperienza con questo bolide per poi riuscire nelle prossime gare a ottenere risultati migliori. Questa prima stagione, ragazzi, sarà una stagione ovviamente anche di apprendimento. Dalla prossima stagione punteremo a entrare in un top team e lì sì che ci giocheremo il mondiale. Adesso qua power a 3 in uscita, Bernardi all'interno che prova a passarci, ce la fa, ma probabilmente lo sverniceremo, è quello che succede. Staccatona, va bene così, attenzione adesso. Allora, bene qua, bene anche qua. Adesso gas a manetta per cercare di andare quantomeno sotto. Guardate quanto distanziamo Bernardi.
e quanto riprendiamo questi, non tanto da poter provare un attacco purtroppo, ma adesso siamo francobollati a loro. Oh, l'Equona lì, qualche problema probabilmente, insomma. Lo vediamo andare completamente via. Qua stacchiamo, insediamo Redding, il nostro compagno di marca, solo che lui è della moto ufficiale e noi no. Siamo attualmente tredicesimi, ma c'è quel punticino là davanti. No, ci sono addirittura due punticini, perché ci sono nono e decimo. Mamma mia. Dobbiamo cercare di prenderli, ragazzi. Dobbiamo cercare di prenderli. Abbiamo varia benzina in più. E allora facciamo tutto l'ultimo giro col power a 3. E vediamo cosa riusciamo a fare. Abbiamo l'occasione di prenderci altri punti, che insomma non sarebbe male. E poi mi sa che effettivamente solamente tipo i primi 9 o 10 vengono appunto classificati in base alla a questa Super Pole Race, e che gli altri invece rimangono con i tempi precedenti. Quindi abbiamo anche la possibilità di partire molto più avanti. Dipenderà tutto da ora. Attenzione, avvertimento. Sto guidando davvero al limite per cercare di essere il più vicino possibile. Siamo vicini. Oh, addirittura tocchiamo Redding. Poi lo freghiamo in uscita. Vediamo. Li passiamo tutti. Come un treno. Come un treno li passiamo tutti. Staccatona. Come un treno li abbiamo passati tutti quanti. E ragazzi, P9, che rimonta anche qua. Garona, P9 in tre giri. Mamma mia, che fatica però, eh. Non è stata per niente facile, ma ci siamo portati a casa una fantastica P9, andando molto più forte degli altri, ragazzi. Andiamo davvero più forte. Ovviamente il dritto ci aiuta tantissimo, però insomma, non è solamente questione di dritto. Ce la capiamo bene anche comunque nelle altre situazioni. P9 che ci dà ulteriori punti. Siamo decimi in classifica con 7 punti. Partiremo appunto dalla P9, penso, credo proprio di sì, in gara 2. Sarà sicuramente bello cercare di ottenere un buon risultato. Ed eccoci qua, nona posizione confermata. Quindi ragazzi, non dobbiamo assolutamente buttare via questa occasione. Dobbiamo cercare di ottenere un risultato ottimo, un buonissimo risultato, per appunto guadagnare punti in classifica. Andiamo, ovviamente non è il nostro obiettivo il mondiale, l'ho già detto, quanto più fare una buona stagione. Però insomma, andare essere avanti fa sempre piacere. Adesso curva 1, alla quale sopravviviamo indenni. È complicatissimo sta parte, quindi probabilmente non parlerò appunto. In particolare questa curva qua è infatti un po' largo, sono andato. Ma oh, attenzione, contatto con l'Ussi in uscita. Poi qua Redding, mi pare. Sì, dall'esterno. Lotta tra gente della stessa marca. Il problema è che se noi lottiamo così, gli altri vanno via, caro Scott. Quindi tu ti devi stare calmo, perché mi sa che io ne ho un po' di più di te. Ovviamente il tu ti devi stare calmo so che è completamente sbagliato grammaticalmente, l'ho detto apposta. O meglio, l'ho detto per, diciamo, un'impressione dialettale. Vabbè, lasciamo perdere, dai, su, avete capito. Testa, serve testa. Gas a manetta. Adesso lì la testa serviva in quelle curve leve lì. Adesso basta dare il gas a due mani. Dai, dai. Ok, rimettiamo intanto il power a 2. Dopo un giro tutto col power a 3 non abbiamo guadagnato tanto, eh. Oddio, un po' abbiamo guadagnato ovviamente, ma non tantissimo. Però loro erano molto lontani. Ci siamo più che altro tutelati molto da quelli dietro. E attualmente guidiamo da soli verso il gruppone di questi qua davanti, che è il gruppone nel quale vogliamo stare. Dobbiamo semplicemente cercare di riprenderli, di riacchiapparli e di inserirci nella lotta per le posizioni che contano. Ok ragazzi, altra dritta.
Ma abbiamo riperso, perché purtroppo nel guidato perdiamo tanto. Nel guidato perdiamo davvero tanto. Infatti non guadagniamo pressoché niente, abbiamo guadagnato pochissimo. Nel guidato non vado. Non c'è molto da fare. Cerchiamo di riguadagnare qualcosina anche qua. Dobbiamo migliorare tanto nel guidato, ma ancora non ho un gran feeling con questa BMW. E quindi ovviamente nel guidato tendo a andare un po' più cauto. Qua ho forzato un pochino la staccata e avete visto quello che è successo. Spingiamo, non voglio prendermi rischi perché comunque già concludere la gara in P9 è un buon risultato. Insomma, top 10 punti va benissimo, ecco. Però vediamo se ce ne saranno le occasioni. E cercheremo in tal caso di spingere di più per andarli a prendere. Io comunque do il massimo. Ovviamente però non è facile per niente. Le dritte rimangono il nostro punto di forza. Niente da fare, il distacco rimane super elevato. Riusciamo a guadagnare da quelli dietro, ma non a prendere qualcosa a quelli davanti. Questo perché loro nel guidato guadagnano tantissimo, soprattutto nell'ultima parte, nel T3 più o meno, ecco. E lì io fatico tanto. Ormai il gruppo proprio se n'è andato via. Gerloff è difficilmente raggiungibile, dovrebbe avere un ulteriore calo. E sta per cominciare il penultimo giro, quindi adesso ragazzi la situazione è davvero tosta. Dobbiamo probabilmente correre in difensiva puntando a tenere questa P9. La moto si muove tanto e adesso le gomme stanno iniziando anche a finire. Quindi non sarà sicuramente facile questo fine gara. Non penso serva che io ripeta quello che ho già detto, ma stavolta la situazione è anche peggio perché quelli dietro stanno riguadagnando e noi abbiamo perso tantissimo a quelli davanti. Quindi sì, adesso l'ultimo giro sarà semplicemente un giro conservativo nel quale cercheremo di tenerci questa P9. Che comunque, ribadisco, sono punti, sono buoni risultati per il campionato. Insomma, non mi posso lamentare, sono comunque 7 punti, quindi ci sta assolutamente. Sarebbe un primo round, comunque un bilancio del primo round molto positivo. Una P10, una P9 e un'altra P9. Questa gara qua è stata molto statica, molto noiosa. Sinceramente all'inizio pensavo addirittura che saremmo potuti essere in lotta per il podio. Non ve lo nego perché insomma mi aspettavo di guadagnare tanto. E invece no, non siamo stati veloci quanto previsto. Ma comunque abbiamo mantenuto la nostra posizione di partenza. Un risultato che fa bene. Insomma, siamo la prima BMW al traguardo, penso proprio, ma le condizioni sono ancora strane perché c'è mercato terzo. Io, con tutto rispetto per Leandro, che mi sta stra simpatico, insomma, mercato terzo è un po' una cosa che ti fa storcere il naso, ma va bene. Adesso scaliamo e iniziamo già a pensare ad Aragon, ma ovviamente possibilmente... Sì, ad Aragon, ciao. Ad Assen. Ma possibilmente adesso vediamo di fare le ultime curve, visto che... Insomma, oramai questa P9 ce l'abbiamo e la vorrei tenere. Brividi finali. Messo sul dritto, apriamo. Mamma mia, ragazzi. Alla fine non ne avevamo davvero più. Per fortuna che poi sul dritto tiriamo la boccata d'aria. Abbiamo un respiro, possiamo respirare. Non ne avevamo davvero, ragazzi. Questa gara qua non ne avevamo. Sulla lunga distanza perdiamo tanto. E allora, pace. Ci accontentiamo, ce la teniamo stretta stretta. Una P9 che ci sta, che ci soddisfa. Andiamo ragazzi, va benissimo così. Sono comunque contento della P9, insomma non mi lamento. Poteva andare assolutamente peggio, oggi non ne avevamo, molto semplicemente. P9 in campionato anche con 14 punti. Ribadisco, non puntiamo alla top del mondiale, puntiamo a fare una buona stagione da rookie. Io vi ringrazio per la visione di questo video e vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, lasciarmi piace e seguirmi su Instagram per i motivi detti all'inizio del video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!